Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo andando all'Aquila, infrastrutture, servizi e collegamenti al centro della visita del viceministro Riccardo Nencini, ospite in un convegno all'Istituto Urbanistico. A sorpresa sono arrivate e hanno fatto incursione anche le Iene che lo hanno incalzato sul Job Act, il servizio con il resoconto della mattinata di Antonella Calcagni. L'Aquila sconta un isolamento da ormai mezzo secolo e si è cercato di fare di meglio, però adesso i tempi per pescare e per Roma sono ancora infiniti. Il master plan per il sud è un'opportunità? Il master plan è più che un'opportunità, però si possono fare cose anche prima del master plan. Il master plan prevede 15 accordi di programma, fra cui uno con l'Abruzzo, 95 miliardi per tutto il sud, a condizione però che si spenda molto bene e interamente un capitale in denaro nostro e dell'Unione Europea. Però contestualmente il miglioramento di una serie di fattori locali si possono fare. Delle città dell'Abruzzo ne vedo due in modo particolare, vedo il cuore del capoluogo, quindi l'Aquila, vedo la fascia costiera adriatica, su quella fascia ad esempio c'è la velocizzazione della Bologna-Lecce ferroviaria, la riduzione del tempo è di circa un'ora e quindi il collegamento sud-centro-nord adriatico subirà accelerazioni notevolissime. Stiamo seguendo con attenzione l'aeroporto di Pescara. Sull'Aquila ci sono finanziamenti notevolissimi con un sottosegretario che segue, la De Micheli, per la parte della ristrutturazione e il recupero integrale della città. Sì che me la ricordo. La ricordo benissimo. Si ricorda bene? Certo me la ricordo. Dico complimenti. Grazie a lei e ai colleghi del suo gruppo, sta signora, che la prima benvenuta del Jobs Act. No, deve parlare. Nel senso opposto, perché l'hanno licenziato deve proprio parlare, perché. Deve parlare. L'avete licenziato perché è gennaio. Deve parlare. No, non è così. Deve parlare con il capogruppo che se ne è occupato. Io non ho firmato nessun contratto. E adesso andiamo a Teramo questa mattina. All'università si è tenuta la cerimonia per la consegna della laurea honoris causa in scienze politiche internazionali e delle amministrazioni all'ex ministro belga di origini abruzzesi Elio Di Rupo. Erano presenti diverse autorità, tra cui il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il vicepresidente del CSM Legnini. Proprio quest'ultimo ha dichiarato: se ci fosse un ideal tipo di uomo politico europeo, quello sarebbe proprio Elio Di Rupo, anche in virtù delle sue origini. Allora, andiamo a vedere insieme il servizio della cerimonia di questa mattina, che tra l'altro a TV6 abbiamo trasmesso in diretta in maniera integrale nel servizio di Elisa Luzzo. Per me è un momento di emozione perché pensa mia madre, ma mia madre è morta, non sapeva scrivere e leggere e mi ha sempre parlato in abruzzese. Noi parliamo in francese, ma lei è sempre in abruzzese perché io ho perduto mio padre che aveva un anno e dunque è stata un'immigrazione molto difficile, ma con la mia madre e il sistema sociale belga abbiamo trovato delle soluzioni, ho potuto fare degli studi, ho potuto giocare un ruolo importante in Belgio e questa riconoscenza è una riconoscenza per la mia madre e per i migranti italiani. Immigrazione, miseria, lotta e rinascita. La storia di Di Rupo si legge come un romanzo epico. I suoi genitori, contadini mezzadri, sono partiti da San Valentino in Abruzzo nel 1947 per andare nel Belgio a fuggire dalla povertà, come allora tante altre famiglie abruzzesi. Indicare l'onorevole Di Rupo come esempio per i nostri studenti è un esempio che vorremmo indicare con forza a loro.
Perché l'impegno di una vita spesa per l'affermazione di giustizia, di libertà, di giustizia sociale, di tolleranza, e ci piacciono enormemente. La situazione dell'immigrazione nell'Europa di oggi è cambiata tantissimo, forse anche molto in peggio rispetto agli anni passati, quella che poi ha vissuto lei. È vero, ma non c'è soluzione altre che di avere la collaborazione e la volontà di trovare soluzioni. Se rimaniamo in confronti, non c'è soluzione, e non è soluzione per gli italiani, per i belgi, non c'è soluzione per i migranti. Dunque abbiamo bisogno di integrare e da lavorare. Quello dipende non soltanto del governo italiano, ma dipende piuttosto dell'Europa, e dobbiamo lavorare a livello europeo, perché abbiamo bisogno di crescita economica, e noi abbiamo bisogno di un'Europa che dà più possibilità di crescita economica. Con l'immigrazione è meglio di lavorare insieme che di cercare i confronti, perché con i confronti non si va mai davanti. Vi abbiamo parlato prima appunto della visita a Teramo del vicepresidente del CSM Legnini, che questa mattina ha reso omaggio anche a Ernino D'Agostino, l'ex presidente della provincia di Teramo, scomparso ieri all'età di 55 anni. Vediamo. Amici, compagni di partito, ex avversari politici. Continua senza sosta il via vai di persone a Teramo per l'ultimo saluto ad Ernino D'Agostino, ex presidente della provincia di Teramo, scomparso ieri prematuramente. L'ultimo saluto oggi a Ernino D'Agostino, con quali sentimenti principalmente? Di grande commozione, di affetto, di ricordo di una persona straordinaria che ha dato tutto se stesso alla vita pubblica, alla collettività, all'impegno politico. A lui mi legavano rapporti di stima, di amicizia profonda, di comunanza, di militanza, e quindi insomma è un dolore fortissimo quello di oggi. La grande partecipazione è anche un segnale molto di vicinanza da parte di tutti. È un grande riconoscimento di un percorso di vita di cui lui e i suoi, ma tutti i cittadini, possono essere fieri. Fa pensare molto la sua fine, fa pensare sul fatto che non c'è tempo a volte per riprendersi il tempo che si è tolto alla famiglia. Credo che si possa dire che lui ha donato tutto ciò che aveva all'impegno politico, all'impegno pubblico, in questa fase che magari poteva restituire un po' alla sua famiglia. Dal punto di vista del tempo, il tempo non c'è più. Cosa dire per fare in modo che lui si guadagni per intero la memoria collettiva come la merita? Una persona sobria che tendeva a semplificare anche quando il problema era complesso, capace di mettere insieme persone anche di pensiero diverso, ha dedicato tutto se stesso all'impegno pubblico. Per questo è bene il ricordo che stiamo facendo e anche l'onoranza funebre che abbiamo contribuito ad attivare. Io ho voluto testimoniare la vicinanza della Regione, perché la vicinanza ad uno stile di vita e anche ad una donazione di sé rispetto alle questioni collettive. Adesso parliamo di politica, in particolare ci spostiamo a Francavilla, dove pace fatta tra il sindaco Antonio Luciani e il Partito Democratico. Questa mattina, tra l'altro, a Palazzo di Città c'è stato l'incontro proprio tra il primo cittadino e il segretario Rapino. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Segretario Rapino, al lavoro già per le prossime amministrative, un risultato importante però lo avete raggiunto, quello di recuperare un rapporto privilegiato con il sindaco uscente di Francavilla, Antonio Luciani. C'era stata una frattura, c'erano stati problemi, Luciani è ufficialmente il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni. Il Partito Democratico ha scelto di sostenere Antonio Luciani e io stesso in prima persona darò una mano per tutta la fase che riguarderà la composizione delle liste, la stesura del programma. Noi vogliamo esserci in prima persona come Partito Democratico, investendo su tutto il gruppo dirigente che c'è
in questa amministrazione, perché Antonio Luciani è uno dei migliori sindaci del centro-sinistra che abbiamo avuto in questi anni, e riconosco nei suoi valori, nel suo programma, nelle sue proposte esattamente il PD che ho in mente, e quindi insieme anche al PD locale faremo in modo che questa scelta sarà quella giusta e verrà premiata dagli elettori. Non era possibile evitare tutto quello che è accaduto fra il PD e Luciani negli ultimi anni? Purtroppo in politica a volte si fanno errori, ma la politica serve appunto a mettere a posto gli errori fatti. Io sono qui per questo e voglio assolutamente recuperarli, sono convinto che in futuro non ne faremo più. Soddisfatto il PD di avere un candidato forte su Francavilla, crediamo soddisfatto anche Luciani per aver messo definitivamente da parte quelle polemiche. Sono molto soddisfatto anche perché non c'era il motivo, in verità un vero motivo del litigio. Nel merito le questioni non esistevano, questa amministrazione, lo sanno tutti, è un'amministrazione di centrosinistra che ha fatto bene, è riconosciuto da tutte le parti il nostro impegno, la nostra dedizione a quello che facciamo, e quindi non si capiva il perché ci dovessimo essere separati in casa. Vediamo se in futuro deciderò addirittura di aderire a questo partito al quale mi sento e mi sono sempre sentito vicino, quindi penso che tutto vada per verso una soluzione ottima di questa vicenda. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente caccia l'assessore De Santis dalla sua giunta, venuto meno, ha detto il primo cittadino, il rapporto di fiducia sul banco degli imputati, una dichiarazione di De Santis sui fannulloni non detta in maggioranza ma all'interno di una conferenza stampa. Il servizio di Germana Dorazio. Non è andata giù al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che le critiche sui fannulloni in comune fossero state mosse dall'assessore della sua stessa maggioranza. E così all'indomani il sindaco dell'Aquila ha ritirato le deleghe all'assessore dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis. C'è stata proprio ieri una conferenza stampa dell'IDV con a capo l'ormai ex assessore che diceva che per l'Italia dei Valori la misura era colma, o i dirigenti e i dipendenti fanno il proprio dovere o l'amministrazione ed il sindaco dovranno prendere misure adeguate come ruotare i responsabili dei settori o tagliare i premi di produzione. Non aveva fatto sconti l'ex assessore al bilancio del comune dell'Aquila, Lelio De Santis, che, pur riconoscendo la buona volontà e l'onestà di tanti dipendenti, si era scagliato contro quelli che di lavorare proprio non ne hanno voglia o lo fanno male. Ben vengano, aveva detto, le azioni della magistratura per fare chiarezza e pulizia, ma non si può per questo bloccare un comune che ha di fronte una sfida enorme come quella della ricostruzione, aveva detto l'ex assessore al bilancio, Lelio De Santis. Cambiamo adesso argomento e in occasione del premio Borsellino a Pescara è arrivato Don Agnello Manganiello, presidente del premio e dell'associazione Liberi, ma soprattutto da tanti anni impegnato nella lotta alla mafia all'interno del quartiere di Scampia. Ascoltiamolo. Don Agnello Manganiello, si parla del premio Borsellino, si parla di lotta alla mafia, lei tanti anni è stato parroco a Scampia e ha sul terreno, sul campo, lottato contro la mafia. Beh, certo, non solo ho lottato, ma soprattutto il mio obiettivo è stato quello, come lo è ancora adesso, di coinvolgere i cittadini, di coinvolgere la comunità ad acquisire l'importanza di una lotta alla criminalità organizzata, di fugare le paure, di mettere fuori gioco le paure che producono quella omertà che è scandalosa, che non favorisce poi il riscatto di un territorio come quello napoletano, come quello campano. Ma io mi sono messo in gioco. È fondamentale, no, per i cittadini avere dei punti di riferimento. Nel nostro gergo evangelico noi parliamo di testimoni, no? Di gente che si mette in gioco, che cerca di testimoniare il Vangelo con coraggio. E allora penso che questo può essere la strategia per contagiare altri. Basta che si converta uno, basta che uno abbandoni la strada della violenza, della prepotenza, della prevaricazione. Allora vuol dire che tanti altri possono cambiare. Nei nostri territori la criminalità organizzata fa da ammortizzatore sociale. Se lei pensa che su 270 regioni della Comunità Economica Europea, non solo nazioni ma anche regioni, perché poi le nazioni, le ultime tre in ordine di carenza di
produttività, di strutture industriali, di fabbriche, no? Sono la Campania, la Calabria e la Sicilia, dove maggiormente è radicato il crimine, la criminalità organizzata. Questo la dice lunga per un'assenza dello Stato che non dà una mano in questo. Andiamo avanti, adesso una notizia che riguarda la salute pubblica. Dal 10 novembre parte la campagna anti-influenzale della ASL di Pescara. Sarà possibile vaccinarsi nello studio del proprio medico di medicina generale o nelle sedi degli ambulatori vaccinali. La campagna si rivolge in modo particolare alle persone più esposte al rischio di contrarre la malattia e di sviluppare complicanze. L'ASL di Pescara evidenzia l'importanza della vaccinazione che negli ultra 65 anni e nelle persone con patologie croniche è particolarmente raccomandata ed offerta gratuitamente. Adesso torniamo a Teramo. Questa mattina sit-in di protesta da parte di alcuni studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Comi dopo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni di un possibile trasferimento dei ragazzi in altra sede. Vediamo il perché nel servizio. Restare nella struttura storica dell'Istituto Tecnico Vincenzo Comi è quello che innanzitutto chiedete, spieghiamo il perché. Allora, vogliamo rimanere in questa sede, in questa scuola, per delle motivazioni ben valide. Innanzitutto perché siamo stati un po' ingannati, perché ci hanno detto che comunque dovevano iniziare dei lavori, per cui dovevamo spostarci nella sede del Pascal. Veniamo a sapere dai giornali che i lavori forse inizieranno a giugno e che noi dobbiamo spostarci da questa sede per andare al Pascal, perché nel frattempo devono parcheggiarci un'altra sede che è il Braga, un conservatorio musicale. A noi questo non sta bene, perché dal momento che ci viene detto che dobbiamo spostarci per dei lavori, noi, tenendo molto l'istituto, lo facciamo in maniera completa, ma dal momento che veniamo a sapere che l'istituto verrà occupato da un'altra scuola, lì l'istituto, compresi tutti gli alunni e tutti alcuni professori, sono d'accordo alla protesta. Quindi questo è quello che richiediamo noi. Noi continueremo in protesta e l'istituto è d'accordo con noi per far restare qui l'indirizzo turistico. Se non avremo risposte, continueremo sicuramente senza dubbio la protesta, perché avere dei chiarimenti al riguardo è un nostro diritto. Dunque domani andremo anche alla provincia a richiedere un appuntamento per vedere se possiamo parlare comunque con chi di dovere e quindi che possa spiegarci la situazione, come realmente stanno i fatti, perché giustamente da una parte ci dicono che questo istituto verrà chiuso per i lavori, solo per i lavori esclusivamente, e da un'altra parte ci dicono che invece è destinato ad accogliere un altro istituto. Dunque, per fare chiarimenti su questa situazione, per fare chiarezza, abbiamo bisogno di spiegazioni, quindi continueremo e porteremo avanti la protesta. Il prestigioso palcoscenico dell'Aurum ospita in questi giorni la mostra del pittore e scultore pescarese Vincenzo Di Fiore. Andiamola a vedere insieme. Siamo all'Aurum a Pescara con Vincenzo Di Fiore per questa mostra, l'ennesima, il surrealismo, un palcoscenico importante, l'Aurum, per una mostra importante. Come è nata innanzitutto, signor Di Fiore, questa passione per la pittura? Beh, è nata da quando ero bambino, che non ho fatto altro che disegnare per terra, col carbone, con le cose, l'incrostazione dei muri, queste cose qua. E non l'ho mai smesso, perché a me piace, perché per me è un amore, è piuttosto una malattia. Poi lavoro anche la pietra della Maiella e ci tengo di più. Parliamo di questa mostra in particolare, parliamo di surrealismo. Vogliamo spiegare in due parole cos'è il surrealismo? Il surrealismo è un'immaginazione, io immagino delle cose e poi, avendo questa passione, a me piace tutto, mi piace tutta la gente, io sono libero come carattere, e allora tutta questa mia libertà lo metto sulle file. Una bella soddisfazione per chiudere e fare una mostra all'Aurum di Pescara, che è un gioiello di questa città. È un gioiello perché basta vedere soltanto il locale, come fate, la grande, ampio, luminoso, e poi l'importanza che ha l'Aurum.
per l'arte. Ma non ci sono, io non sono una persona colta, però vedo che ci sta, adesso si sta facendo anche la cosa su D'Annunzio e compagnia, niente a che vedere con me che si deve pensare. Però restiamo in tema di mostre, dalla mia vita alla vostra, è il titolo della mostra su Don Luigi Giussani organizzata da Comunione e Liberazione della provincia di Teramo. Vediamo. La mostra dal 4 al 10 novembre sarà nel salone parrocchiale della chiesa di San Pietro a Giuliano Valido e sarà esposta dalle 18.30 alle 22.30 tutti i giorni. Invece domenica 8 sarà tutto il giorno possibile visitarla con visite guidate. La figura di Don Giussani è una figura straordinariamente attuale perché è un uomo che ha vissuto nel nostro tempo, ha attraversato gli ultimi 50 anni di storia del nostro paese, ne ha vissuto tutti i drammi, le attese, le incertezze e il desiderio di cambiamento. L'11 novembre sarà in cattedrale, ci sarà un momento pubblico di presentazione con Don Eugenio Nembrini, che è uno dei responsabili del Movimento Allegro Nazionale, ed è una forma, abbiamo fatto una forma pubblica per far emergere come oggi è ancora vivo e ci raggiunge attraverso l'esperienza di GL di Giussani. Se c'è in qualcuno ancora questa eccezionale verità di incontro e di bellezza che suscita interesse, attrazione, toccherà chiunque è disponibile ad aprirsi. Giussani continua ad essere un punto di riferimento per come ha iniziato il movimento studentesco e poi dal movimento studentesco fino ad arrivare a delle forme di consacrazione di vita non solo per sacerdoti ma anche per laici. E questo è un cammino di chiesa molto importante, attualissimo anche a livello della testimonianza nella vita non solo ecclesiale ma anche sociale e politica. Per cui chiediamo, riproponiamo il significato di questo messaggio e attraverso ripercorrendo le tappe della vita di Monsignor Giussani. Andiamo avanti, adesso apriamo la pagina dello sport, calcio di Serie B in primo piano con le designazioni arbitrali per la 12ª giornata del campionato cadetto. Andiamo a vedere le abruzzesi. Sabato Pescara Ternana sarà arbitrata da Mariani di Aprilia, mentre il posticipo di domenica tra Perugia e Virtus Lanciano da Rapuano di Rimini. E torniamo adesso a parlare proprio del Pescara, perché i biancazzurri sono già al lavoro dopo la sconfitta di Novara per preparare la sfida di sabato all'Adriatico con gli Umbri della Ternana. Torneranno in campo Mandragora e Verre dopo il turno di riposo osservato a Novara. In difesa invece è difficile il recupero di Ugo Campagnaro, mentre Memusciai è squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata proprio a Novara. Adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Odd, del portiere Fiorillo. Può servire anche una sconfitta, non so, per migliorare qualcosa a livello di agonismo, di dare sempre più voglia, non tanto al profilo del gioco, al carattere. Ma nella vita mi hanno sempre insegnato che si impara dalle sconfitte, non dalle vittorie, perché se vinci evidentemente fai sempre meglio di quando perdi, quindi quando perdi vuol dire che hai commesso più errori e devi ripartire da lì, ci sta. È impossibile pensare di poter sempre giocare bene e sempre vincere. Oggi a volte bisogna anche saper giocare male e non vincere, oggi non ci siamo riusciti, c'è rammarico perché comunque interrompiamo un momento positivo, però dobbiamo continuare sulla nostra strada, continuare il nostro miglioramento e riprendere subito dalla prossima partita. Questa è una squadra che chiunque gioca può far bene, la concorrenza è tanta e questo penso sia un nostro punto di forza. Stasera non abbiamo fatto bene, torniamo a casa con 0 punti, ma penso che in questa squadra ci siano 25 titolari. Dopo la sconfitta di Ascoli avete reagito immediatamente, sarà così anche dopo Novara? Certo, come ho detto prima siamo amareggiati di non aver dato continuità, però sappiamo, siamo consapevoli delle nostre qualità, sappiamo quale cosa dobbiamo tirare fuori e cercheremo di invertire già da sabato e riprendere il nostro cammino. Interviste realizzate da Enrico Rocchi nel dopogara di Novara. Andiamo
avanti con la Serie B. Adesso ci spostiamo in casa della Virtus Lanciano, trasferta insidiosa domenica per la Virtus nel posticipo della 12ª giornata, come detto, contro il Perugia. In dubbio la presenza tra i pali del portiere Aridità, alle prese con guai muscolari. Noi adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Frentani, Roberto D'Aversa, anche in merito alla penalizzazione di un punto ricevuta dai Frentani. Sentiamo. È chiaro che nel momento in cui la si legge questa notizia il piacere non ha fatto, però credo che anche da alcuni aspetti negativi ci si può trarre vantaggio, e penso che il carattere di una persona, di un gruppo, di una squadra passa anche per dei momenti di difficoltà, quindi dobbiamo cercare di sfruttare il positivo in una cosa negativa, cercare di compattarci, sappiamo che ci sono delle difficoltà, di andare avanti, ma questo lo sapevamo già dall'inizio del campionato e io non volevo essere assolutamente un negativo, un pessimista, tutti quanti noi sappiamo che il campionato andiamo incontro. È chiaro che dobbiamo fare di tutto per vincere le partite, sono convinto che se continuiamo come stiamo facendo a livello di prestazioni, prima o poi i risultati verranno. Saranno sempre vittorie di sofferenza, ma di questo ne siamo tutti consapevoli. Si vuol pensare che magari la posizione di classifica o i risultati dipendono tutti dall'allenatore, io purtroppo non verrò mai qui a dirvi che con questo gruppo, con questa squadra posso portarli in questo momento a fare un campionato di vertice o di playoff, perché vendere fumo. Io come allenatore non firmo mai di partenza per un pareggio. È chiaro che si va a giocare fuori casa, una squadra è comunque forte come il Perugia, che ha delle difficoltà comunque a concretizzare, a far gol, ma è una delle migliori difese, quindi sicuramente non è una partita facile, ma di partenza mai partire con l'aspetto mentale di cercare di andare a punto, assolutamente no. L'obiettivo iniziale è sempre di quello di cercare di fare il massimo possibile. Ma io penso che le tifosi mi debbano dimostrare alla squadra l'attaccamento, perché in tutte le partite hanno sempre fatto quello che dovevano fare, quindi c'è bisogno di rimanere tutti compatti e tirare tutti quanti dalla stessa parte. Adesso parliamo del Teramo. Confermarsi nel Fortino del Bonolis, questo è l'obiettivo dei biancorossi che domenica riceveranno la visita dell'Arezzo. Intanto il difensore Davide Vitturini è stato convocato nella nazionale Under 19. Noi adesso andiamo ad ascoltare uno dei protagonisti di questo inizio di stagione dei biancorossi e parliamo dell'attaccante Mirko Petrella. Beh, comunque chi gioca a calcio bisogna farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, quindi chiaramente l'anno scorso ho giocato di meno, ma comunque mi sono allenato, ho lottato per arrivare ad un punto dove potevo mettere in mostra quello che facevo in allenamento. All'interno della squadra è chiaro che quando cominci a fare bene hai altri occhi, altre attenzioni e tutto diventa più bello. Però comunque bisogna restare concentrati sull'obiettivo, che è far punti con la squadra e far arrivare questo Teramo il più in alto possibile. Dire chi è che sarà il condottiero di questo Teramo è ancora troppo presto. Per il momento sto facendo quello che mi riesce meglio, giocare bene, quindi spero di continuare il più possibile. Sì, diciamo che è quello che si vociferava dappertutto, diciamo, anche perché togliere 50 gol ad una squadra è come dare una pugnalata ad una persona. E quindi di conseguenza tutti erano scettici e tutti vedevano queste perdite come il Teramo non può rifare lo stesso campionato e non può, gli attaccanti erano decisivi, il Teramo girava attorno a quei due attaccanti e quindi di conseguenza quest'anno le prestazioni scenderanno. Chiaramente chi è adesso chiamato in causa ci sta mettendo tutto l'impegno possibile e si vede in campo, ma soprattutto nel gruppo, perché comunque il gruppo è sempre compatto, unito, ed è quello che fa la differenza. Poi in campo la giocata la possono fare tutti quanti o il gol lo possono fare tutti quanti. Infatti noi abbiamo segnato con diversi giocatori, però alla fine all'interno di una squadra è il gruppo che fa sempre la differenza.
Ci stiamo lavorando, quindi è un'altra opzione, altre 5-2, ma anche il 4-4-2 che spesso abbiamo fatto l'anno scorso. Comunque abbiamo una vasta scelta perché i giocatori comunque sono versatili, gli attaccanti comunque stanno segnando, quindi di conseguenza la squadra è forte e può cambiare. Si è giocata ieri allo stadio del Conero di Ancona la gara di Coppa di Lega Pro, accede al terzo turno proprio l'Ancona che ha battuto per 2-1 l'Aquila. Il servizio. È di nuovo amara Ancona per l'Aquila. Dopo la sconfitta in campionato a fine settembre, stavolta i rossoblù di Carlo Perrone perdono il remake in Coppa Italia, lasciando il pass per il terzo turno alla squadra dorica di Cornacchini. Entrambe le formazioni scendono in campo facendo ampio uso di turnover in vista dei prossimi impegni di campionato. Perrone manda in campo l'Aquila Bis con Savelloni tra i pali, Anderson, Sagni e Cosentini nel trio difensivo, Iannascoli, Stivaletta, Benzaglia, Milicevic e Ligorio sulla mediana, Andrea Mancini e Perna a comporre il tandem offensivo. In avvio le cose sembrano mettersi bene per i rossoblù aquilani che al quarto d'ora passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Cristian Stivaletta alla prima marcatura tra i professionisti. L'Ancona non ci sta e risponde poco dopo con Sassano, al quale viene però annullato il gol del possibile pareggio. La rete dorica è però solo rinviata. Al 43esimo ci pensa infatti Velocci a siglare il punto dell'1-1, rimettendo in equilibrio la contesa. Nella ripresa, per larghi tratti, meglio l'Aquila che l'Ancona, ma il risultato non si sblocca, spesso interrotto da problemi muscolari accusati da ambo i lati. Si va così dritti ai supplementari sino al minuto 109, quando Matteo Adamo risolve la contesa con una sberla dalla distanza che si infila all'angolino alla destra di Savelloni. È il gol qualificazione che fa calare definitivamente il sipario sul match infrasettimanale di Coppa. Ora l'Aquila pensa al match di domenica pomeriggio a Pisa, sperando di smaltire il più velocemente possibile le scorie degli oltre 120 minuti di gioco ad Ancona. E adesso una notizia che riguarda la Serie B e che riguarda il Chieti. La società infatti comunica la volontà di andare a giocare allo stadio comunale di Ortona, decisione generata dal fatto che il campo dell'Angelini è impraticabile e vista l'immobilità delle istituzioni, questo scrive la società del Chieti e vedete anche la comunicazione ufficiale proprio dal sito del Chieti Calcio. La nota continua dicendo che la società auspica di poter concludere una convenzione ad hoc con il Comune per poter gestire nel migliore dei modi lo stadio Angelini. Ancora il Chieti Calcio tiene a precisare che la sconfitta maturata contro il Matelica non ha nulla a che vedere con le condizioni del campo. Peraltro la società è a conoscenza che la squadra femminile del Chieti giocherà domenica 8 novembre sul campo dell'Angelini in virtù di un contratto stipulato con la passata gestione Bellia, cosa che sempre al Chieti Calcio sembra fuori luogo ed ingiusta. Si chiede scusa alla società, a tutti i tifosi per il disagio causato dalla decisione della quale si dicono non responsabili, e chiedono scusa anche agli sponsor che hanno supportato la squadra teatina. Adesso parliamo di una corsa importante, domenica 8 novembre a Controguerra, la Corsa di San Martino. La Corsa di San Martino, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, mira a battere ogni record di partecipazione. Ormai la manifestazione non conosce più confini perché, oltre ad essere un appuntamento sportivo, è anche un momento di turismo, riuscendo a portare ogni anno in questo piccolo paese più di 3.500 podisti. L'appuntamento è fissato per domenica 8 novembre a Controguerra. Sì, noi dobbiamo conciliare agricoltura, territorio, sport, turismo, natura
e la manifestazione di domenica che si terrà a Controguerra con oltre 4.000 podisti che arrivano non solo dalla nostra regione ma soprattutto dall'Italia e dal mondo. Parteciperanno a questo evento così particolare che coinvolge un territorio intero e si promuove attraverso i prodotti enogastronomici, attraverso la propria storia, le proprie tradizioni, i centri storici, le visite guidate ad Atri e a Civitella del Tronto. Una comunità che si rende protagonista del nostro territorio al 100%. La manifestazione vedrà la partecipazione di grandi nomi del panorama internazionale del podismo, un risultato che relega la competizione tra le più in vista del territorio abruzzese. Protagonisti molto importanti di livello internazionale, ci sono keniani come Rasur Kirkir, come Rono Julius che è il detentore del record della Corsa di San Martino, atleti marocchini come Zain, come Lamiri, insomma atleti soprattutto anche di livello internazionale dal punto di vista italiano, perché avremo la presenza di Caimi, Cursi, Rutigliano, tre quarti della nazionale della 100 km che si è distinta circa un mese e mezzo fa ai campionati del mondo in Olanda, e saranno presenti Herman Heckmüller, Paolo Bravi, Marina Zanardi, Tiziana Pignatelli, un parterre veramente eccezionale. Questa notizia di podismo si chiude qui, la prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.